La bella Annalisa Chirico, bella, bella, bella giornalista Annalisa Chirico, e si lamenta tanto, piange, piange tanto Annalisa Chirico, perché dice che la ministra Luciana Lamorgese non l'ha autorizzata ad entrare in un certo hotspot, in un certo centro di accoglienza pieno zeppo di migranti, pieno zeppo di migranti. Dice che in Italia non c'è più democrazia. Annalisa Chirico dice che in Italia non c'è più democrazia. La bella, bella, bella Annalisa Chirico voleva andare a fare un bel servizio sulla situazione migratoria, hotspot pieni, pieni, pieni zeppi di migranti. Però Annalisa Chirico si deve chiedere perché i migranti arrivano in Italia e in Europa. Non basta andare a fare i servizi giornalistici sugli hotspot che scoppiano, Annalisa Chirico, tutti sono capaci, pure i sorcetti sono capaci di fare i servizi giornalistici sugli hotspot che scoppiano, Annalisa Chirico, bella, 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 bella. Ti devi chiedere perché ci sono i migranti in Italia e in Europa, perché da che mondo è mondo i popoli si spostano da dove c'è la povertà verso la ricchezza. Non è mai avvenuto il contrario, che i popoli si spostino dalla ricchezza verso la povertà. E le migrazioni in corso da 50 anni, dal sud verso il nord, avvengono perché i popoli del sud sono poveri, i popoli africani sono poveri e noi siamo ricchi. Sì, Annalisa Chirico, noi siamo ricchi, capito? Abbiamo i SUV, abbiamo tutti i SUV, i SUV. I SUV erano nati per andare a fare la caccia grossa in Africa. Adesso i SUV sfrecciano in tutte le città italiane, i SUV anche nei paesi italiani. Abbiamo tutti il SUV, stiamo bene. Allora, i popoli poveri, dai paesi poveri, l'Africa, il Medio Oriente, anche l'estero, si spostano verso l'Italia e l'Europa, hai capito? Capito? Come facevamo noi italiani un secolo fa, sino a 70-80 anni fa, andavamo anche noi nei paesi ricchi, capito? E ci dovremmo chiedere, capito? E vengono da noi perché sono poveri e noi siamo ricchi. Se a te, vengono tra noi, tra l'altro vengono da noi, che cara, bella, che bella, bella, bella Annalisa Chirico, a fare certi lavori che noi non vogliamo più fare, Annalisa Chirico, e vengono a raccogliere arance, olive, pomodori, vengono a mungere il latte nelle stalle e soprattutto abbiamo in Italia oltre 1 milione di badanti stranieri, badanti stranieri. Poi è inutile fare la distinzione tra migranti regolari e migranti irregolari, è inutile farla. Quello che avviene in Italia avviene pure negli Stati Uniti, dove dal Messico la gente in maniera irregolare va negli Stati Uniti. Donald Trump non ci riesce a costruire il muro, capito? Perché nel Messico sono poveri invece negli Stati Uniti sono ricchi. Avviene così, capito? Annalisa Chirico, non basta andare negli hotspot a fare i bei servizi giornalistici che scoppiano, no? Che tirano i lettori. Infatti oggi i giornali non li legge più nessuno, Annalisa Chirico, capito? Ti devi chiedere perché ci sono i migranti. Allora, se noi gli italiani europei smettiamo di essere ricchi e torniamo ad essere dei paesi poveri, i migranti non ci vengono più, guarda noi, capito? Capito? Annalisa Chirico. Ti deve andare al fondo dei problemi. Se tu, Annalisa Chirico, vuoi andare al fondo dei problemi, ti devi leggere quest'opera storico-mitologica, capito? Sbrigati, Annalisa Chirico, invece di lamentarti, vai subito in libreria e compra subito una copia di La stirpe del serpente. Per cui, come al solito, io dico ad Annalisa Chirico e a tutti voi tanti cari saluti ma dalla stirpe del serpente. Ok.